Circus, dal 2011 il baluardo grunge della Toscana, possiamo dirlo. Voglia, guarda, questo ci piace. Più che altro 2011 sono 11 anni, 12 quasi, anzi direi 12, che portiamo un genere che ormai purtroppo a dire è un po' vecchiotto, però noi siamo ancora affidati alle vecchie sonorità, al vecchio cuore, quindi ci piace fare questo e facciamo, sappiamo fare solo questo soprattutto. Quindi. Ma siamo noi giovani dentro. Parla per te, io sono... No, tu sei giovane dentro. Ho visto una foto che eri sul SUP. Non mi sputtanare quindi... sul SUP. No, eri sul SUP, ti ho visto. Perché non è grande, non è abbastanza grande. Ragazzi, ma come se nascono i Drop? Cioè, come avete deciso di formare... Chi è che ha detto facciamo una band? Allora, i Drop nascono precisamente con dichiarazione verbale mia, cioè sua, principalmente sua, a me... dentro il Mandela Forum, voglio spoilerare questa cosa. Con la moglie incinta. Con la moglie, sua moglie, in attesa del primo, della prima figlia. Diciamo anche a chi, concerto di Panariello, concerto. Fammi finire, spettacolo di Panariello, ci si vede, lui tra l'altro aveva capelli corti, nessuno lo crederebbe mai, ma aveva, Gandhi ha avuto nella sua vita capelli corti come l'Estone, come Sergio, e lui fa... Ma perché non si forma una band? Dico, guarda, io è tipo 20 anni che non sono più, però... Facciamola, proviamola! Ci scappa del rock e... Ciccio, ci scappa del rock. E così quindi... alla Blues Brothers, la banda! Sì, ma chi si chiama, ma chi non si chiama, proprio così, no? E quindi è stato il primo Ale, Alessandro Antonelli, detto il Nella, che salutiamo naturalmente. Che Ale, Ale, che Ale? Nella, vabbè, dai, era per fare un po' più... E la ricerca del bassista invece è un attimino più complessa, come sempre, perché ma siete ricercatissimi. Come sempre le pizze più buone sono le ultime ad arrivare. Siete ricercatissimi, come l'oro non vi si trova. Come le pizze più bruciate, più cotte arrivano in fondo. Ma il grunge per voi che cos'è? I gruppi tipo per Jam e altri, insomma, Chris Corne, cosa hanno significato per voi questi gruppi? Simone, rispondi Simone a questa domanda, Simone, dai. Il grunge è un modo di essere. Finito. No. Diteci qualcosa. Vai. Aspetta, non ho finito perché sennò poi dopo se va in onda giustamente si offendono. Il bassista, primo bassista dei Drop, Luca Vitali, poi c'è stato un cambio, è giusto, vanno detto, giusto? Ma poi Luca, sbaglio? Luca. Vabbè, non è che bisogna fare il curriculum, la biografia. No, lo so. Poi c'è stato il cambio con Simone, naturalmente, che è fortunatamente ancora nei Drop Circle e... Come chitarrista, e il cambio del bassista fu il Belardi, un altro ragazzo detto Zina, e poi niente, è arrivato il nostro Estone, un nome già che... Mitico Estone, il grunge, vai col grunge. Ma il grunge, intanto volevo ricordare l'appuntamento di ieri, che era il 30 giugno, anzi di oggi, che è l'anniversario di Singles. Che... Oggi è il primo luglio comunque. Oggi è il primo luglio? Scusate, oggi è primo luglio. Questa si rifà. Questo è grunge. Vabbè, Singles, chi non si ricorda Singles? Appunto, che è un manifesto grunge perché è una colonna sonora di un film che è incentrato sulla città di Seattle, le sonorità, i gruppi, quindi dai Soundgarden, Per Jam, Madonna, le Sin Chains, bla bla. E noi purtroppo siamo fermi a quell'epoca lì, quindi all'epoca di Singles, e non riusciamo a scrollarci di quelle sonorità. È un difetto, un pregio, boh, chi lo sa, però questo è quello che ci rappresenta. Comunque, ridendo e scherzando, sono più di 10 anni che suonate in giro per tutta Italia, avete suonato anche a Sanremo, a Roma, avete aperto gruppi importanti anche recentemente come Marlene Hans, Pancras, insomma, piano piano sembra che i Drop Circles insomma, si stiano facendo un po', cioè che la gavetta sia ormai alle spalle in un certo senso. La gavetta... Non si scarica più i furgoni. No, si scaricano uguale i furgoni. Li scaricano tutti tranne forse Madonna. Esatto. No, la gavetta in realtà è una cosa che secondo me... Non smetti mai di fare, ci apparterrà sempre, no? Sbaglio? No, anche perché è giusto che sia così, perché non puoi scrollarti di queste situazioni. Anche perché è bello, ti dà un po' il brivido, no? Ti dà quella sensazione particolare che se ce l'hai... La sugna, il sudicio. Poi a noi ci piace sporcarci le mani, cioè non è che siamo quelli, capito, che abbiamo bisogno di stare distanziati dal mondo, anzi più ci ficchiamo le mani dentro più siamo contenti. Sì. E quindi, vabbè, se poi dopo ci sarà, chi lo sa, uno scalino in più di quella che te ha chiamato gavetta, che poi non è assolutamente, secondo me non è un termine
assolutamente offensivo, anzi, ma necessario, necessario. È onorifico alla gavetta. No, no, è che molti non lo fanno ora, capito? Per quello dico che... Sì, infatti i risultati... Chi fa il rock macina chilometri, lo sanno tutti, no? Sì. Cioè, è quella la vita di chi suona. Assolutamente sì, si spera di farlo ancora per sì, un bel chi po'. Suona, di chi suona davanti ai fonico e ai barista... di chi c'ha comunque la situazione. Sala prove grande. La sala prova allargata che abbiamo passato, ne passeremo ancora, ma quest'anno è stato invece un anno per ora intensissimo e abbiamo qualcosa che bolle in pentola, non diciamo nulla per scaramanzia, però l'anno dovrebbe concludersi nella migliore dei modi, insomma, nel migliore dei modi. Ok, allora dici. No, dicevo, la cosa che ultimamente negli ultimi concerti, quindi diciamo negli ultimi mesi, ci fa molto piacere, secondo me, secondo tutti noi, è proporre solo pezzi nostri, perché il progetto Drop Circles nasce con le cover, ovviamente, che abbiamo poc'anzi menzionato, dei vari gruppi, per Jam, eccetera eccetera, e pezzi nostri, quindi una combo tra cover e pezzi originali. Ultimamente, come oggi, fortunatamente, ringraziamo naturalmente Love Tune, Albertone, Castellani, sempre il numero uno. È l'Ale che ci sta riprendendo dietro la telecamera. Ciao Ale, cuore. che ultimamente appunto stiamo proponendo pezzi nostri e sembra anche che siano graditi in qualche modo. No? Secondo me il vero responso, il vero, chiamiamolo, successo personale è quello, cioè proporre cose tue che vengono apprezzate. Perché è facile ovviamente fare la marmella di cover che piaccia e che non piaccia, ma così è molto più difficile. Questo secondo me è il punto d'arrivo nostro, che quest'anno, come dicevo prima, è stato esplosivo, quindi continueremo così, speriamo. Benissimo, allora noi vi facciamo i nostri auguri, in bocca al lupo ragazzi, e grazie a voi, grazie a Love Tune. Splendida intervista, grazie. Ci vediamo sul palco. Grazie mille, rock and roll.